Diciamo la palude è tale anche per quel nome, no? Così divisivo e per quella presenza così ingombrante che è quella di Berlusconi, che se ne resta a Milano, ancora non ha deciso se e come sciogliere la riserva, se fare un passo indietro, se accettare questa candidatura, e tra l'altro avrebbe detto agli alleati: venite voi da me a Milano se mi volete cercare. L'impressione, insomma, è che Berlusconi stia giocando una partita più che su se stesso, sul peso che può avere sul nome, per l'appunto, sulla persona da candidare. Beh, innanzitutto Berlusconi tecnicamente ad oggi è ancora in campo. Vede, rispetto a quanto io ho ascoltato volentieri dall'ex ministro Pomicino, piuttosto che dal collega Fiano che saluto, anche secondo me, ecco, sotto questo punto di vista, rispetto alla coda del ragionamento del collega Fiano, io posso essere sufficientemente d'accordo, nel senso che vedrà, ministro, che entro domenica ci sarà, secondo me, un'accelerazione sotto questo punto di vista, nel senso che il campo, io ritengo, per quello che vivo la politica nell'ultime settimane, negli ultimi giorni, è abbastanza pronto per cercare di trovare una sorta di accordo. Quindi secondo me entro domenica, massimo lunedì, ci sarà un'accelerazione sotto questo punto di vista. Dopodiché, quando l'ex ministro Pomicino ricorda che non esiste, anche criticando, io spero in modo costruttivo, quello che sta accadendo, non esiste più la politica, ricordo che vede, l'unico partito che non ha votato e non ha dato la fiducia esattamente alla persona che è arrivata dopo Giuseppe Conte, ovvero al presidente Mario Draghi, è stato Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia cercava in questo solco di intersecare un altro ragionamento, ovvero quello: terminata l'esperienza più o meno politica, diciamo politica, del Conte 2, avremmo dovuto restituire la parola alla politica e quindi andare e ritornare al voto. Questo non c'è stato concesso. Però vede, quanto ricordava lei, è anche figlio, secondo me, di anni oramai in cui il Parlamento, sotto molti punti di vista, viene attaccato. Io, ad esempio, vede, dottoressa Tortora, mi vengono i capelli dritti quando sento, quando ascolto alcune persone anche in trasmissioni televisive che parlano di peones. Non esistono i peones, esistono i parlamentari, e io confido e ritengo che questi parlamentari possano avere la responsabilità di celebrare un momento altissimo la prossima settimana nell'interesse esclusivo della nostra nazione. Ho questa speranza, magari mi sbaglio, ma non possiamo buttare via sempre il bambino con l'acqua sporca. Lo rinnovo, almeno però il centrodestra, divisivo o non divisivo fosse o sia in questo momento, almeno il centrodestra ha provato a mettere in campo un nome. Dopodiché sarà lo stesso Silvio Berlusconi, evidentemente, insomma, a sciogliere quella che ancora non riserva. Dico soltanto che Fratelli d'Italia in questo caso è corretta, nel senso che attende, magari con delle tempistiche un po' più lunghe rispetto al previsto o è desiderata, attende quello che succederà nelle prossime, diciamo, 24 ore, dopodiché anche Fratelli d'Italia, insomma, cercherà di posizionarsi rispetto a delle proposte. Però almeno, e chiudo, Fratelli d'Italia ha quantomeno seguito un'indicazione di centrodestra e da centrodestra rispetto a un candidato. Da altre parti, non mi pare che ci sia molta più tattica rispetto a quella che, voglio dire, il centrodestra sta mettendo in campo in questo momento. Ha detto 24 ore, però, quindi aspettiamo fino a sabato sera? 24 ore aspettiamo sino a domani mattina, non lo so. Mattina? Non lo so, 24 ore è chiaramente un'indicazione di massima, però le ripeto, per le sensazioni che io provo, è che veramente entro domenica ci sarà una sorta di accelerazione. Però veramente l'errore che alcuni fanno è continuare, voglio dire, mi permetta, senza offendere nessuno, un po' con questa spocchia di attendere. A quel punto, già una settimana fa, il centrodestra aveva un nome in campo, divisivo o non divisivo, sì, piacesse o non piacesse. Però, Rizzetto, la verità è che stiamo aspettando Berlusconi, l'attesa è quella. Fiano, un nome senza voti, però, ripeto, almeno è chiaramente una, tu lo sai, è, è,
È un tentativo che si fa, mi pare legittimo. Io spero che almeno, voglio dire, voi possiate considerarlo legittimo, Rizzetto, ma perché, legittimo Rizzetto, perché, ma vedi, scusa, ma se siete così perché sicuri, vedi, su io ho letto su Avvenire, ho letto su Avvenire stamattina un titolo dopo non so se, se magari Avvenire. Ho letto su un giornale questa mattina, se non ricordo male, un titolo laddove si dice che Letta, non lo so se è un titolo veritiero, dice nessun nome di centrodestra. Allora, quando il centrosinistra aveva i numeri sufficienti e autosufficienti per potersi eleggere un Presidente della Repubblica, non serviva la collegialità. Oggi che neanche il centrosinistra, che perlomeno peggio mi sento quando il centrosinistra oggi non ha i numeri, perché non ce ne sono evidentemente molti meno del centrodestra, per eleggersi autonomamente un Presidente della Repubblica, molti meno, mi dispiace. Allora secondo voi serve la collegialità, quindi delle due l'una. Allora, fatemi chiedere anche... No, ma scusa, è esattamente così, perdonami, ma c'è un criterio nella democrazia rappresentativa. Quando un Parlamento esprime, come nelle ultime tre tornate, al 55, al 57%, una maggioranza di rappresentanza popolare che dà un indirizzo, è una situazione diversa da quando, come oggi, il centrodestra ha 443 voti di grandi elettori, il centrosinistra, o comunque diciamo, non chiamiamolo centrosinistra, la maggioranza che aveva espresso il governo giallorosso ne ha 451. Ci sarà una differenza nell'indirizzo popolare o la no? La differenza in questo senso è che noi comunque un nome divisivo o non divisivo l'abbiamo fatto, voi state continuando a fare quello che l'ex ministro Pomicino ricordava prima, ovvero una semplice tattica e tecnica per cercare poi di arrivare a lunedì o a martedì con dei nomi che semplicemente dicendo... in questo caso voi vi state trasferendo nelle segrete stanze. Scusa, quindi tu stai dicendo che voi un nome ce l'avete, vuol dire che lunedì porterete il nome di Silvio Berlusconi in aula? Perché se uno ce l'ha il nome, vuol dire che lo porta al voto. Se voi non lo portate al voto, vuol dire che quel nome non c'è. Io sto dicendo una cosa diversa. Io sto dicendo che Berlusconi legittimamente ha avanzato di fatto la sua candidatura. Che in questo caso io posso parlare per nome e per conto del partito che rappresento, ovvero di Fratelli d'Italia. Noi siamo saldamente all'interno del centrodestra. Guarda, la stessa Giorgia Meloni ieri ha detto e ha dichiarato, ieri o l'altro ieri, ha detto e dichiarato che qualora non si celebrasse un vertice di centrodestra nelle prossime ore, lo chiamerà ore direttamente lei. Quindi voglio dire, più di così, Fratelli d'Italia, che cosa può fare? No, ma non è un'accusa a Fratelli d'Italia. Allora, scusate, fatemi sentire anche Francesco Specchia, perché questo è uno degli scenari, no? Si dice che Berlusconi potrebbe andare al primo voto e quindi alla conta, da una parte, dall'altra oggi si dice anche che Berlusconi potrebbe rinunciare solamente in caso il nome fosse la richiesta dei partiti a Mattarella. Prima si diceva Draghi, oggi anche il Fatto Quotidiano scrive il Premier aspetta, il Premier naturalmente è Draghi, aspetta e teme soltanto Casini, quindi oggi Casini torna in tante analisi. Siamo comunque fermi a Berlusconi, questo è il dato, anche se per esempio Sallusti, che diciamo conosce bene l'argomento, oggi dice Berlusconi in realtà ha già scelto ma aspetterà l'ultimo momento. Ma sì, beh.